Buongiorno a tutti, amici di Giornalismo Clandestino. Io sono Luca Casarsa e oggi in questo video analizzeremo assieme i più grandi problemi del calcio italiano. Seguitemi, mi raccomando, su YouTube, attivate la campanellina e lasciate mi piace. Partiamo subito. Eccoci alla lavagna, ricorda molto la scuola. Quindi iniziamo. Questo è un club ricco, scusate la mano, la Juventus. Come vedete, la Juventus ha una famiglia molto ricca. Tanto, tanto ricca. Che quindi gli può dare molte soddisfazioni sul mercato calcistico. E può dare dei boost all'economia, che cresce sempre di più. E quindi, tornando sull'aspetto del denaro, alla Juventus andrà sempre più denaro. Ora ve lo spiego un attimo a parole. In pratica, la famiglia Agnelli ha molti soldi e quindi può fare degli investimenti più ampi. Questa è una presidenza ricca. E un esempio sono proprio la Juventus, il Milan e l'Inter. Quando entriamo in un negozio sportivo, ad esempio Decathlon, oppure anche, adesso mi siedo, oppure anche altri negozi comunque, le prime maglie che vengono esposte, i primi gadget sono magari il cappellino dell'Inter, la cover dell'Inter, la sciarpa dell'Inter, la maglia da tifoso dell'Inter, la maglietta fuori casa dell'Inter. Insomma, c'è tanta vendita di qualcosa che è affiliata ad una squadra molto, molto potente economicamente. Andiamo ad analizzare invece un altro caso. Allora, prendiamo caso di un'altra... adesso cambierò colore, scusate. Prendiamo il caso di un'altra squadra. Però, scegliamo una squadra che sta di solito a metà classifica, anzi, lotta per non retrocedere. L'Udinese. Prendiamo l'Udinese. Allora, disegniamo innanzitutto il Friuli un attimo, scusate la mano, scusate friulani perché anche io sono friulano. Questo dai, meglio che niente. Noi sappiamo che il capoluogo è Trieste, ma non è una lezione di geografia Trieste. Qua abbiamo Udine, che è una provincia. Allora, l'Udinese, che presidenza ha? Chi è il presidente dell'Udinese? Sicuramente un uomo ricco come Vittorio Pozzo, sicuramente una persona che male coi soldi non sta, ma una persona che ha capacità economiche comunque ristrette rispetto agli Agnelli della Juventus. Quindi potrà investire, innanzitutto potrà investire di meno. Potrà investire di meno che la Juventus o altre squadre. Quindi il suo mercato potrà essere di anche minor valore, quindi facciamo una freccetta più piccola, se si vede, sì, ho la freccetta di minor valore e di conseguenza facciamo anche qua. Allora, il mercato della Juventus come andrà? Con dei giocatori anche abbastanza esperienti, con dei giocatori forti e talenti. Inoltre la Juventus potrà avere delle plusvalenze. Le plusvalenze, per chi non le conoscesse, sono prendere magari un giocatore a 10 milioni e rivenderlo sul mercato a 40 milioni. Quindi le plusvalenze della Juventus saranno più, ma molto più fruttuose che quelle dell'Udinese. Quindi questa è una imparità. Purtroppo va così nel calcio. È un problema che è difficile da risolvere ed è in presente anche magari in altri stati come la Spagna, la Germania e la Francia. In Inghilterra no, comunque, perché
il proprietario, il nuovo proprietario del Nottingham Forest, è un principe, uno sceicco arabo molto ricco. Comunque il Nottingham Forest non è una squadra che dici il Nottingham Forest, e lì non dipende neanche tanto dalle presidenze, perché ricordiamocelo, il Leicester di Ranieri cosa ha fatto? È arrivato fino in Champions. Adesso andiamo con il secondo grande problema. Il secondo problema è che molte squadre, molti vivai e molte scuole calcio non hanno una prima squadra in cui si può andare e venire, diciamo, trovati dagli scout più facilmente. Adesso ve lo spiegherò meglio. Prendiamo il caso di magari una scuola calcio. Ora faccio un pallone un po' stilizzato che rende l'idea. Scuola calcio, ci sono magari, che ne so, 30 ragazzini. Di questi 30 ragazzini, 10 sono forti. Ecco, ogni scuola calcio però giustamente ha un ciclo. A 14 anni non si è già più in una scuola calcio. Quindi, in molte scuole calcio si lascia la scelta di andare dove si vuole. Sarebbe più comodo se si passasse direttamente ad una squadra, alla prima squadra. Oltre a questo problema c'è anche un altro problema che non sto a disegnare, ora ve lo spiego. Non si investe più tanto nella crescita di nuovi giocatori e di nuovi talenti, perché c'è molto impegno economico, quindi le squadre dovrebbero costare di più e quindi sarebbe già più difficile. Comunque non si investe più di tanto perché comprare giocatori dall'estero, difatti molti club professionistici tipo l'Udinese o l'Inter hanno davvero tanti giocatori dell'estero che sono costati di meno alla loro crescita rispetto che qua in Italia. Come terzo e ultimo problema, forse il più conosciuto da tutti, ma non per questo meno rilevante e meno importante, è il problema che il nostro calcio purtroppo è suddiviso in caste. Ora vi spiegherò perché. Per molti anni lo scudetto poteva andare a diverse squadre, insomma. C'erano, negli anni 70 c'era la Lazio, la Roma, la Fiorentina, c'era il Verona, c'era, poteva esserci il Bologna, c'era l'Inter, il Milan, la Juventus, ma c'erano anche altre squadre che potevano avere posizioni rilevanti, quindi il calcio aveva dei livelli, diciamo, un po' diversi, mentre adesso zona Champions sono sempre le stesse. Allora, Juventus, Internazionale e poi una terza squadra. Per l'Europa League sono sempre le stesse e quindi il nostro calcio purtroppo si è diviso in, possiamo dire, bolle. La bolla della Champions, che adesso ve lo spiego meglio con dei disegni, dai. Allora, la bolla della Champions. In questa bolla ci vanno le squadre, come già detto, con una presidenza, con tanti soldi comunque, con capacità economiche grandi. La seconda bolla è l'Europa, è la bolla dell'Europa. Squadre con un organico comunque organizzato, ma che non superano quella posizione, che non possono andare a sognare scudetti Champions League. E la terza bolla, che è le squadre di metà classifica e le squadre che lottano per non andare in retrocessione, che non gli interessa tanto di vincere, ma quanto più l'orgoglio di restare in Serie A. Purtroppo questa generazione di caste è stata creata dal calcio finanziario, dal calcio che vive tutta l'Europa. Il calcio in cui purtroppo vanno avanti solamente i club con i verdoni.
Solo le carte possono mandarti avanti. Cari amici di giornalismo clandestino, ora cosa devo dirvi? Più niente. Quindi vi saluto e noi ci vedremo al prossimo video. Buona giornata!